Ma quindi Veronica mi stai dicendo che è già iniziata la seconda ora di Stasera Parlo Io? Ebbene sì, è iniziata anche questa seconda ora di questo giovedì 23 giugno, è iniziata la seconda ora, però quella che diventa Disco Volante. Esatto, però prima di presentare l'ospite ho un quesito. Ci facciamo una chiacchiera. Ho un quesito da porti. Sì. Ma hai messo i piedi a mollo improvvisamente? No, ho voluto alzare la mia seduta perché così in mezzo a due maschi, a due uomini. Io posso fossi spiccare. L'ospite mi offenderei. Cioè lui no, fuori, perché mi sento un po' opinionista. Ma lui fuori onda, lui ha specificato una cosa e tu proprio lo stai umiliando. Non è corretto. Ma io la seduta sembro alto. Come? Lo possiamo a me prende per il culo anche quando sono seduta, quindi penso proprio. Va bene, ma invece direi innanzitutto di accoglierlo come si deve, visto che abbiamo la platea questa sera. Fortunatamente possiamo rivedere il pubblico in studio, quindi alziamoci in piedi e facciamo un grandissimo applauso al nostro Jericho. Grazie a tutti, grazie a voi ragazzi. Ben ritrovato. Perché non ti sei alzato? Esatto. Perché già sto in piedi, pensa. Ah, ho capito. Sei proprio cattivo, guarda. Allora, caro Jericho, ti chiamiamo Jericho? Ah, assolutamente. Giusto? Sì. Allora, il mio nome. Nome di battesimo, sul esatto, documento, vero? Così, immaginavo. Allora, tu sei già stato qui da noi più di un anno fa era bene, sì. Esatto, era marzo-aprile, adesso non ricordo precisamente. Esatto. E all'epoca già spiegammo il perché del tuo nome e quindi non lo andiamo a rispiegare, anche perché quante volte te l'hanno chiesto? Troppe. Lo vuoi ridire? Va bene così, basta. Chi vuole poi si va a rivedere l'intervista che ovviamente trovate sui podcast e anche su YouTube. La prima intervista fatta a Jericho, perché di tempo ne è passato e mentre hai fatto un singolo, ma adesso ce ne porti un altro ancora, quindi è il terzo singolo, siamo già al terzo brano. Allora posso dirti una cosa? Tu sei tra quelli che, tra i pochi che sono ritornati, ma tra quelli che sono ritornati ancora una volta il brano mi è piaciuto. Cioè solitamente allora, ancora non ti ha bocciato. No, siamo onesti, cioè non sempre noi tutti quelli che vengono abbiamo particolari interessi per determinati generi o soprattutto determinate canzoni. Però ci sono secondo me artisti che invece meritano. Hanno, sì, assolutamente. Già mi piaceva quella dell'altra volta, quasi mezzanotte pure. Sì, esatto, e anche, sì, anche quella di adesso memoria, che è molto semplice come brano. Mi sembra un brano semplice però semplice, efficace, sì. Non so, no? Che l'hai capito però siete simpatici, sì. Questi giochi di parole, perché magari appunto chi può pensare magari che siamo dei pazzi. Il brano che ci porti si chiama Semplice. Esattamente. Nel esattamente. Mezzo c'è stato del cammin- no, oh, c'è stato Vieni Qua. Sì, un altro brano altrettanto. Io studio. Hai studiato, ma io mi metto là e prendo tutti le vostre che bio. È uno dei quattro brani che ho su Spotify. Esatto. Anzi, se mi volete seguire, insomma, è un click, non è difficile. Ma assolutamente, tanto per quello lo diciamo tutto quanto. Cioè abbiamo tutto, noi diciamo tutto di voi artisti. Ma no, te la facciamo fare, no, assolutamente. Scherzo. Allora, quindi, anche Vieni Qua era un brano abbastanza semplice, perché secondo me nella tua semplicità c'è il segreto della tua bellezza artistica per quanto riguarda i brani e tutto il resto, e quindi perché non dirlo proprio in un brano semplice? Esatto, sì, in realtà parlando un secondo di Vieni Qua, vai, quello era semplice a livello diciamo strumentale, molto semplice, però era è bello l'impatto quello che volevo dare al pezzo. Esatto. Mentre per quanto riguarda semplice è stata un po' ingarbugliata la cosa, molto, vero? Molto, com'è andata per fare per questo brano? All'inizio allora l'idea era ok, il testo semplice, il titolo semplice, però ho detto facciamo una base bella pompata in piena di roba. Esatto. Pure i fiati ci mettiamo in mezzo, però dai. Poi sentendolo ho detto no, cioè è troppo, la snaturava troppo. Mm-hmm. Cioè io sono partito dall'idea inizio pandemia, no, ricordate, marzo, aprile. Come no, sì. Hanno chiuso tutti dentro casa che e stavamo impazzendo, esatto. Mm-hmm. E di che c'avevi voglia? Delle cose più semplici, no? Ma pure un'uscita con un amico, una birra al bar. Perché le cose ti accorgi di quanto sono importanti. Bravo, quando le perdi. Bravissimo. Assolutamente, assolutamente. Bravissimo. È la cosa più giusta che potevi dire. E da lì ho detto perché non scriverci un brano? E niente, così ragazzi mi è venuta di getto, ma come quasi tutti i pezzi, ma credo che ci accomuna un po' a noi che scriviamo canzoni, no? Il fatto di noi, farci tu scrivi, guidare, io non no, scrivi poesie e io guidare dalle emozioni, no? Da quello che ti no, dice il cervello in quel momento. Però no, lo scrive poesie, tu scrivi canzoni, io scrivo sui muri.
Esatto, l'importante è scrivere. Ecco. Certo. Basta tutti che non scrivete, giorni, come dice Michele. Basta che non lasciate i numeri di telefono nel bagno, insomma, no. dell'autogrill. Quindi sì, ovviamente scrivi di getto. Sì. Ecco, proprio della scrittura. Quando ti, cioè, hai un momento particolare in cui ti piace di più scrivere? Mattina, pomeriggio, sera? Oddio, ti devo dire, se ci penso, no. Uh-huh. Però se vado a vedere, molte volte è capitato, tipo nei giorni di pioggia, che magari è fine settimana, uh-huh. non hai nient'altro da fare, uh-huh. non esci perché non ti va, senti tutta la pioggia fuori, E chi me lo fa fare? Esatto, prendi la chitarra in mano, cominci a strimpellare, uh-huh. e poi dici, cavolo, qua sta melodia, sta linea vocale ci sta bene, inizi a scrivere. Oggi hai scritto? Oggi ho scritto, ti devo dire per forza di sì. Però magari fino a 10 minuti fa. Però visto che pioveva, dico magari che ne so. Oddio, no, pioveva, ha fatto quelle due gocce che adesso senti tutto l'appiccicume addosso. Poco ma buono, insomma. Ecco. No, oggi no, però ecco, cerco di farlo il più possibile. Bravo, ma poi ovviamente uno deve scrivere quando si sente ispirato, se poi non si sente ispirato. Io invece in questo momento, per esempio, mi sento molto ispirato ad ascoltare la canzone. Veronica, se tu sei d'accordo. Sì. E la facciamo annunciare da lui, però. Beh, mi sembra ovvio. Quindi, come se fossi sul palco dell'Ariston, caro Gerico, annuncia il tuo brano. Vai! Signori e signori, con il brano semplice Gerico. Come nei migliori live. Tutti con i cellulari accesi. Bello, molto bello. Bello, e in effetti molto molto pieno questo brano semplice di Gerico qui su Radio Roma. Allora, pieno, nonostante il titolo semplice, però con una base ricca. E ci raccontavi nel fuori onda che prima era ancora più ricca. Sì, in realtà sì. Ma che ci avevi messo dentro? Ho vissuto tutto. Due produzioni, tutto. Uh-huh. Non mancava niente, uh-huh. piatti, trombe, fiati. Ma pensi che uscirà prima o dopo quella versione, oppure hai proprio deciso di accantonarla definitivamente? No, ce l'ho lì. Perché voglio dire, è sempre un lavoro che hai impiegato, cioè del tempo, ci sei stato un po', no, penso. Quindi no, sai quando dopo degli anni riesce la vecchia edizione è giustissimo come del brano. Non è esclusa come cosa. Come non è escluso il fatto che prima o poi quello che mi piacerebbe fare è fare una versione acustica di tutti i miei brani. Ecco, infatti era la cosa che ti stavo per dire successivamente, sì. perché tanti lo fanno ed è... A me le versioni acustiche piacciono tantissimo, specialmente determinati brani, forse vengono meglio in acustico rispetto a tutto il resto. Sì, molti li valorizzano, soprattutto se magari sono dei brani che hai bisogno di usare molto la voce, no? Mm-hmm. Non so se mi spiego. Sì. Tipo questo, per esempio, lo vedo benissimo in acustico, infatti... Dà proprio un'altra emozione poi in acustico. Il 6 luglio, ne approfitto per dirlo. Certo. Mi esibisco al Giardino Verano e li farò in acustico chitarra e voce. Ecco, quindi questo già avremo un assaggio. Sì, avremo un assaggio. Poi ovviamente, certo, io non sono un chitarrista, mi accompagno alla buona, ecco, alla meglio. Certo. Lo uso più che altro per scrivere la chitarra e il piano. Però ecco, mi difendo con i miei pezzi, mi difendo. Ecco, tu quindi i tuoi brani li crei partendo da una linea melodica che sia con il pianoforte o con la chitarra, esatto. e poi ci metti tutto. Però riesci anche a trasmetterli questi brani, ecco, anche in acustico. Non farai l'assolo di chitarra, però l'importante... Non sarò il Santana della situazione. Vabbè, poco però, poco cambia, però... Non importa, no. Ecco, esatto. Sì. Però comunque riesci a far ascoltare la tua musica anche da solo, e non è cosa da poco, Hai detto bene, l'importante perché è far tu con la chitarra in mano puoi prendere e far ascoltare la tua voce ovunque. Esatto. Nulla ti ferma. Che ho deciso anche di prendere... il permesso per diventare artista di strada, per me, cioè, stare vicino alla gente è la cosa migliore del mondo. I Måneskin lo facevano così, diciamo, perde paragoni. Ma no, invece bisogna crederci nella vita. No, certo, per carità, perché fortissimi i Måneskin. No, l'ho fatto soprattutto perché, vabbè, chi fa questo, chi vuole fare questo di mestiere, e chi lo fa per passione, lo fa perché lo ama, no? E certo. ama cantare, ma ama anche farsi ascoltare, e quindi quello è il miglior modo per farlo. Sai, la gente mentre sta per strada non è che è lì per sentirti, però già il fatto che si fermano, si girano e ti guardano, sentono questo è bravo, Vale ancora di più, perché, capito, non sono venuti lì per ascoltarti, però ti trovano per caso e si fermano. Nel momento in cui vedi qualcuno che si ferma ad ascoltarti, capisci che è attirato dalla tua musica. È una cosa bellissima, ti racconto questo in breve proprio. Vai, raccontaci l'aneddoto. Io canto al pincio. Sì. Okay?
E mi è capitato una volta, stavo facendo un pezzo con la chitarra, appunto, mm-hmm. dei Pinguini Tattici. Sì, era... mm-hmm. quindi fai anche cover. Sì, 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 quando sono lì, sì. Bravo, quindi e... ti avventuri proprio. Sì, assolutamente. Uh-huh. E non bisogna sentirsi arrivati, faccio solo pezzi miei. No. Certo. E vabbè, stavo facendo ridere dei Pinguini Tattici Nucleari. Mm-hmm. Bella quella. A un certo punto si è creata, non lo so, erano 40-50 persone, si sono messe tipo anfiteatro, sì, certamente. Tutti a cantare insieme, è stata una cosa bellissima. E così provato quando, l'esperienza quando... di un piccolo live. Brava, brava. No, più che altro quando ha sollevato il piattino, poi faceva rumore. No, perché che... lui invece... Perché ero 18, lì c'erano più sassi che centesimi, però. Però tu in realtà, ecco, un'altra cosa che fai da artista, in realtà tu non chiedi tips? No, 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 just follow. Just follow, ecco, vedi, sì, quindi sì, proprio sì. Lo fai perché hai la passione. Poi vabbè, se qualcuno lì ti allunga al 50 centesimi, non è che mi ferma a cantare, no, non mi ridare, cioè, lo faccio no, con la certo, testa. No, certo, assolutamente. Mi ridanno uguale. Assolutamente. Senti, però. Io mi ricordo che l'ultima volta che sei venuto qui, che poi è stata anche la prima, ovviamente, avevi girato un video con il cellulare, no? Sì. Con l'iPhone, giusto? Queste nuove tecnologie. Ma c'è qualcosa in programma invece per quanto riguarda questo brano? Hai già qualche idea? C'è qualche idea, mm-hmm. però non voglio anticipare no, nulla no, perché no, è proprio bene, fase no, però, embrionale. Ah, però okay. c'è l'idea di farlo in maniera diversa, quindi di non usare proprio l'iPhone. Tu ricordati però sempre che qui c'è un attore e io faccio corista, ogni tanto ballo. Me lo segno. Posso anche tenere però... ferma, faccio da cavalletto, insomma, cioè qualche cosa lo si trova. Però non era, cioè, non è una critica il fatto che l'ho già dato il cellulare, cioè no, tantissimi no, video capito, adesso sì, va sì. di moda girarli così, cioè risparmi tanto, ma poi con quello che la telecamera riesce a fare dell'iPhone è assolutamente sì. meraviglioso, quindi infatti quel video, noi non cioè se tu non ce l'avessi detto non l'avremmo mai saputo. No, una risoluzione, una qualità esatto. meravigliosa, anzi. Ha raggiunto livelli clamorosi. Esatto, ma sì, anche sì. noi a breve faremo, non so, qualcosa con l'iPhone, mo ce lo inventiamo, ma adesso ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo con il nostro Jericho. Siamo quasi in chiusura di intervista con il nostro ospite, il primo ospite di questa sera, di questo Stasera Parlo Io, che poi è anche ospitata della stagione, andiamo a terminare praticamente. Esatto, andiamo a chiudere il cerchio. Sì. Quindi il nostro Jericho qui stasera ci ha portato il suo ultimo brano, Semplice. Quanto è uscito? Una settimana fa. Quindi fresco, abbiamo ascoltato Semplice. Però, appunto, come ho detto a inizio apertura intervista, nel mezzo c'è un altro brano che si chiama Vieni Qua. Esatto. Ce ne fai ascoltare un pezzettino così a cappella, senza base? Guarda, vai, leviamo tutto. Vado. Vai! E allora adesso andiamo al mare, che qui non ci si può nuotare, si affogliano tutti i pensieri, osservi il mondo senza veni. Allora adesso andiamo al mare, meglio d'inverno che d'estate, con i piedi nudi sulla spiaggia, io te fuoco dal tramonto all'alba e na na na. Forte, veramente. C'hai la voce effettata, già ce l'hai dentro gli sì, effetti. Vedi, c'è già il reverb, vedi che bravo. Bravissimo, vedi, giovani già partono avvantaggiati. L'importante è che sia quello e non l'autotune, perché mi sarei preoccupato. No. Meno male, cantare senza conosco, autotune oggi so. È quasi un'utopia. Non lo conosco, non so cosa sia. Allora, perché comunque se ne abusa un pochino dell'autotune. No, per carità, ormai è uno strumento, perché dire che... cioè, è obsoleto ormai dire no, l'autotune non si deve usare. Si usa ormai come strumento. Sì, no, io non lo uso. Però c'è chi lo fa e lo fa bene. Però per te tu non lo vedi tanto. Esatto. No, non è il mio stile, quindi non lo vedi male, però è una moda. Non lo vedo male perché io gli darei fuoco, tipo, però no, scherzo. Però no, vabbè, c'è chi ne abusa, stile, sì. Sì, esatto, magari forse troppo, magari ho sentito anche voci belle con la tune diventano brutte, secondo me, quindi tu non lo usare, sì, non ti serve. Allora, visto che stiamo quasi per chiudere, purtroppo, perché qui il tempo scorre veloce, cosa bolle in pentola? Quindi questo è il terzo singolo. Esatto. Cosa ti riserva il futuro? Quindi allora, parlaci se uscirà qualcosa, quando suonerai, dove suonerai. Assolutamente.
E come vi ho detto, per ora la data fissata è il 6 luglio al Giardino Verano, come live, esatto, in acustico, come live in acustico, zona San Lorenzo. Sì, dovrebbe iniziare intorno alle 21, se vi va una birretta in compagnia e cantiamo insieme. Assolutamente. E cosa bolle in pentola? Allora, ovviamente non vi dico il titolo, vi dico che sarà una canzone che credo che farò uscire a settembre, passata l'estate. E è una canzone che è ambientata a Roma. Wow, ok, la città eterna. Bella. L'idea bella. Non è male, devo dire. L'idea non è male. Ma ce la canti in romano? No, 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 no. È solo ambientata a Roma. È ambientata a Roma, no. Punto. Bene, era interessante. Senti, allora, per chi invece non ti conoscesse, per chi magari solamente oggi conosce il tuo nome, sui social come ti possiamo trovare? Se ce li hai tutti, quali non hai? Allora, su Instagram e Facebook mi trovate come Jericho, seguito da 3_3_. Ok. Era già occupato il Jericho normale, non so da chi. Succede, succede. Sì. E su YouTube lo stesso. Mentre su Spotify semplicemente Jericho. E niente TikTok. Niente, no, anche di... Ah, bravo, vedi? 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 Questa di solito è una domanda che faccio io. E poi ero io il giovane. No, esatto, perché di solito lo chiedo io, perché io ancora resisto senza. Lui ce l'ha? Lui ce l'ha? No, in realtà ce l'ho pure io, vedi? Ce l'hai? Ah, anche... Sempre Jericho, eh? Sempre Jericho. Quindi Facebook... Facebook... Facebook anche, Facebook anche. Per i bomber come me, quindi Facebook, Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne metta, Jericho lo trovate, quindi andatelo ad ascoltare perché ne vale la pena. Noi ti ringraziamo. Grazie a voi, e ragazzi. Ci salutiamo, un speriamo piacere, come sempre, di rivederci presto, sicuramente il 6 luglio, ripetiamo dove, scusami? Al Giardino Verano, zona Giardino Scalo Verano. San Lorenzo. Zona Scalo San Lorenzo per ascoltare Jericho in acustico e poi seguiamolo e seguitelo per avere tutti gli aggiornamenti magari sui prossimi live e sulle prossime uscite. Grazie mille Jericho. Grazie, grazie anche da parte mia, caro Jericho. Noi tra pochissimo torniamo con il secondo ospite, anzi la seconda ospite, ma anzi ultima della stagione. Adesso arriva Jovanotti.